Mino Borracino, assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico. Sono le prime giornate dopo il conferimento dell'incarico assessorile e siamo qui presso la struttura dell'Ipercoop di Taranto, un momento, io lo definisco, di alta socialità, quello appunto di promuovere l'allattamento appunto al seno materno in un contesto, per così dire, aperto, per abbattere i pregiudizi, i tabù, per far sì che davvero questo momento sia vissuto nel modo più naturale possibile. Lei è qui e ha voluto testimoniare con la sua presenza la vicinanza della Regione a questo tipo di iniziativa. Iniziative belle, da incoraggiare, la Regione Puglia ha sostenuto questa iniziativa, che non si svolge solo a Taranto ma anche nelle altre province pugliesi. L'aspetto più importante, il gesto d'amore più naturale, più bello, quello immediato, l'amore della mamma per il proprio bimbo, nel momento in cui allatta, in cui si nutre dalla propria mamma. È una cosa che noi probabilmente non facciamo mai una riflessione del genere, ma la cosa più bella. Ma è anche un gesto che aiuta la salute, è una cosa importante, scientificamente provato, non tocca a me dirlo perché non sono un medico, ma questo aspetto aiuta durante tutto il corso della vita il bimbo o la bimba a vivere meglio, aiuta anche la mamma. E quindi questa iniziativa importante non poteva vedere il sottoscritto. Proprio per la dimensione umana che assume. Non potevo non essere presente, ho accolto l'invito della ASL, dei medici che hanno organizzato, del centro commerciale, ed essere qui è importante, perché poi insomma la politica deve essere anche umana, deve avere anche la capacità, al di là dalla grande progettazione, dei grandi temi, come ad esempio può essere l'assessore allo sviluppo economico, ma deve avere anche poi la capacità di riuscire a confrontarsi sulle cose anche belle, dolci, che quotidianamente avvengono, perché la vita poi alla fine è anche questa, non ci sono soltanto le brutte notizie su cui dimenarsi ed essere presente oggettivamente, ma anche questi aspetti di vita vissuta, belli e quotidiani, che ci dovrebbero far comprendere alcune cose che noi diamo magari per assodato.